Forse ci... una sosta di là. Ci fermiamo magari là. Partire con la no, giusto perché adesso però inizia dalle 18. Grande successo per Spaccio Arte in un territorio difficile come quello del quinto municipio. Grande successo perché in realtà noi stiamo dimostrando come occupare fisicamente le piazze con iniziative positive, iniziative culturali, iniziative artistiche sia un modo non solo per attirare persone, chiaramente sempre nel rispetto, ma soprattutto per scoraggiare fenomeni diversi. Purtroppo a Roma abbiamo una serie di cosiddette piazze di spaccio nelle quali tendenzialmente i movimenti presenti sono quelli ovviamente dei criminali, degli spacciatori. Noi dobbiamo far capire ai cittadini che gli spazi pubblici sono luoghi di tutti e soprattutto noi siamo dalla parte delle persone oneste, dalla parte delle persone che troppo spesso magari sono costrette a rimanere in casa perché hanno paura, perché spesso vengono anche minacciate, e invece noi progressivamente dobbiamo restituire queste piazze e questi luoghi a loro. Questa è un'iniziativa evidentemente simbolica. Poi in ogni piazza, in ogni luogo, in ogni periferia noi veniamo con progetti specifici, ad esempio a breve qui sarà riaperto anche l'ufficio anagrafico, ci sono tante cose che stiamo facendo e questa vuole essere un'iniziativa simbolica proprio per far vedere che le piazze possono essere occupate in maniera diversa. Spaccio Arte, diciamo, è il progetto che simbolicamente va ad occupare le piazze con la musica, però ci sono tante altre cose che in concreto si stanno facendo per le periferie, da quelle ordinarie tipo la luce e le strade a progetti, per esempio quello di il lavoro nobilita al quartiere, in cui daremo i negozi del comune per 24 mesi gratuitamente con l'obbligo di assumere persone del posto. Dove c'è lavoro, dove c'è manutenzione delle case, che sono i due argomenti diciamo al momento più brucianti nelle periferie, secondo me si può pensare poi di fare il salto di qualità e di volare alto rispetto diciamo a delle situazioni da troppo tempo degradate. Nel senso lì più che altro ci vuole l'azione delle forze dell'ordine più che un'azione delle istituzioni. Quello che noi facciamo è monitorare le situazioni sociali creando un'alternativa per chi magari delinque per necessità, passami il termine. Quindi soltanto così non riusciamo a strappare la manovalanza. Ovviamente condanno fortemente quello che è stato fatto a Brumotti, che è un collega insomma, che fa la sua parte. Quello che si può fare con una penna, cioè documentare il degrado e mostrarlo. Laddove ci sono telecamere le mafie si infastidiscono, laddove c'è musica le telecamere si infastidiscono e quindi andiamo avanti a infastidire le mafie e vediamo chi si stanca prima.